stesso anche io, finalmente torno sul canale e sto chiuso per altri motivi, non posso dire. Che calo, sono in un garage. Garage, però è un garage stanza, perché ho cambiato casa, quindi vedete il casotto che c'è. Sto sudando. Allora, oggi vi farò vedere degli ospiti. Chissà se avete già sentito lo scampanellio. Comunque, gli ho tolto la casetta. Ci fa un po' di cacca, un po', un bel po', perché loro fanno tanta cacca, quindi è da pulire, comunque la pulisco ogni giorno. Mi dispiace, sarà un po' sporca, ma oi. E ora ve li farò vedere. I topoloni hanno un po' paura perché non li ho da troppo tempo, quindi vediamo di non far cagate, ragazzi. Allora, vieni qua, sono purissimi, appena io tocco loro scappano. No, non è vero. Bravo Alvin, vedi, ha già capito il meccanismo. Oh, lui è Alvin, comunque su Instagram potete trovare le foto, la sua foto potete già trovarla perché è un cucciolo, lui ha un po' paura che si seguono a vicenda perché sono fratelli. Comunque, se doveste prendere dei porcellini in India non prendete mai maschio e femmina, cioè almeno se volete prendeteli, ma se non volete un sacco di cuccioli che vi sgabazzano sulla gabbia non comprate maschi e femmine, perché maschi e femmina so che fanno 6 cuccioli al mese, quindi per evitare tanti figli che girano, meglio no. I miei sono due maschietti, sono fratelli, però allora, due maschi non vanno mai separati perché sennò dopo litigano. Allora, guardate con le orecchie quanto sono suoni. Scusate la qualità del video che si vede un po' male, ma ho dovuto farlo con il telefono perché essendo ritornato a fare i video, io pensavo che la telecamera fosse carica, invece no. Comunque, i prossimi video li vedrete con la telecamera, non vi preoccupate. Cosa cazzo è successo? Allora, Alvin, vieni qui. Infatti, allora, hanno una paura incredibile, però noi li faremo giocare con questi. Adesso proviamo a prenderlo. Allora, Chip, vieni qua. Vieni qua, bello bi. Proviamo a prendere Alvin. Sarà una lotta contro l'impossibile. Senti i versi maiali che fanno. Tu cosa dici, bello? Comunque metterò una foto anche di lui su Instagram. Vero top? Perché lui sembra più un topo, lui sembra più. Wait. Carinissimo. Vieni qua, cucciolo. No, non ti agitare. Oh, t'ho preso. Mirate quanto puzza. Allora, non vi preoccupate, non li maltratto, l'ho preso solo in mano. Non vi preoccupate, non pensate che li stia facendo male perché non è così. Sono un po' agitati perché già che sento intanto la mia voce, dire anche voci di merda. Però era per farveli vedere. Dai, rimettiamoli qua dentro. Allora, un secondo, li metto un attimo dentro, poi vi faccio. Perché ti agiti? Vuoi salutare anche te? Saluta, dai. Sembrano molto topi. Volta apro la finestra. Che caldo. Allora, io ho fatto vedere la mia bellissima faccia, i miei bellissimi animalazzi. Ma perché dentro la ciotola? Esci dalla ciotola, perché loro hanno la sola abitudine di fare la cacca dentro la ciotola. Anche, wow, come potete vedere, stronzetti a tutto andare. Quanto caldo. Oh, è settembre, ma fa un caldo maialo. Allora, io questo era un video per farvi un po' vedere come sono messo, guardate che bel casotto che c'è. Vi porterò altri video, ovviamente ci sarà la scuola di mezzo, quindi quando riuscirò porterò qualche video, non potrò portarli sempre, non ci sarà un giorno preciso. Comunque quando metto su un video voi tenete la campanella attiva che almeno arrivano i video, non ve ne arriveranno a. Quindi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E dai che siamo 50 iscritti, anche di più forse. Dobbiamo raggiungere i 100. Con calma, con piano e tutto, basta che li raggiungiamo. Mi va già bene, guarda. Vi saluto, scusate per il dito in mezzo, e ci vediamo al prossimo video. 5.